Augusto Blotto è tuttora imperdonabilmente marginalizzato da una buona parte della critica italiana. Penso a quel vasto settore critico incapace di svincolarsi una buona volta da canoni letterari ed estetici obsoleti. Poeta difficile, Blotto? Più che difficile, è un poeta sconcertante e lo è in modo radicale, come lo furono ad esempio in Italia Edoardo Cacciatore o Emilio Villa, oppure un Rimbaud o un Mallarmé in Francia. Ma chiediamoci, quale vera poesia non sconcerta? Il tratto distintivo della poesia non è appunto quello di sconcertare e deludere le comuni attese, di far luce su ciò che si nasconde dietro le cose, sovvertendo le norme della comunicazione quotidiana? In perfetta autonomia, Blotto coltiva un dettato complesso, polisemico o addirittura transsemico, lo inonda di neologismi e neomorfologie, sottraendolo energicamente alle convenzioni del rappresentare, posto che il rappresentare sia più o meno fedele a un'idea di testo concepito come piano cartesiano. Niente di questo nell'opera di Blotto. Opera da comparare piuttosto a un paesaggio composto di oggetti perennemente in fuga e dove i margini della scena sfuggono alla percezione. Una superficie senza bordi volta ad assorbire l'intero reale nel suo metamorfosizzarsi iperbolico e a conferirgli dimensioni inedite, per non dire mostruose, ovviamente in senso creativo. Né orizzontalità né verticalità, tantomeno profondità di campo o baricentro. Nemmeno l'orizzonte tematico ha coordinate nette, anche se in più delle volte prevale il tema del viaggio, viaggio liminarmente ispirato al diario personale, ma dove gli a priori spazio-temporali e la stessa illocazione dell'io scrivente, che pure in situazioni strategiche emerge, sono praticamente informulabili, comunque non sottoponibili a parafrasi. Uno spostarsi che è al contempo uno stare, il becchettiano clamoroso non incominciar neppure, e ciò a dispetto delle puntualissime, quasi ironiche registrazioni diaristiche di luoghi e date, tanto per cifrare l'ancoraggio a un vissuto, a una realtà geografica ed esistenziale, tutto sommato riconoscibile. Ma sul piano della scrittura, fortemente antimimetica, neppure le coordinate del viaggio si sottraggono al dispositivo generale, imperniato sull'espandersi e il ritrarsi di nuclei semantici in divenire. Nuclei del discorso avulsi da connotazioni storiche ed enciclopediche che sollecitano il senso a prodursi su una linea asintotica rispetto a presunte informazioni di base. Una sorta di zona bianca mossa da particelle quark alla continua ricerca di un campo d'appartenenza. Nell'opera blottiana incontriamo punti d'avvio e di sosta, mai di arresto. Il puntiforme e l'esteso, il prima e il poi, convivono in una sorta di catalogo mobile, come si legge in una raccolta. Un catalogo inesiliente viaggia lungo con quel poco che su una punta sto a raccogliere. L'agire, anche quello di un io che riaffiora e scompare, viene metabolizzato da un universo o pluriverso composto di innumerevoli unità topologiche in continua scansione e mutazione. Sono loro a circoscrivere spazio e tempo in un unicum. Non ci sono altre coordinate. La topografia, ancora riconoscibile ad esempio nell'ultima produzione di Zanzotto, qui è pura topologia, ossia disinvestimento della forma da una logica prospettica. Basterebbero due esempi. Il primo è l'incipite dell'opera giovanile I mattini partivi. I mattini partivi quando l'ombra quieta dalle gronde arrossate immobilmente ascoltava Madrepora, eccetera.
eccetera. Excursus subito frenato da passi gelati. Oppure in un testo molto più recente, cito, non si tratta di elegia, ma di prepararci a uscire. L'uscire verso l'incognito, verso un mondo da rigenerare grazie alla parola. Questa è la vera poesia. Un salto dall'eucade, un salto dal mondo quotidiano verso i flussi di un oceano dove leopardianamente naufragare è dolce, dal momento che ci fa avvistare il vero. Il vero, o indifferentemente un suo simulacro umano, ma non il nulla. Nel caso di Blotto sarebbe scorretto parlare di nichilismo, perché i suoi paesaggi, che equivalgono all'organismo della vita, sempre si ricreano. È l'autore stesso a ribadire la coscienza di creazione di paesaggio in un verso di Procedendo verso pagina 3000. Ma cos'è questa coscienza se non l'abilità di creare in continuazione corpi verbali iconici che sovrapposti uno all'altro o conglomerati, come direbbe Zanzotto, conducono il lettore in quella regione di frontiera sempre diversificata ma invisibile, dove i blocchi di reale e le loro maschere illusive finiscono per fare un tutt'uno fecondato, bisogna pure ammetterlo, dal latte mnestico dell'io poetante. Così la città di Torino, che Blotto ci restituisce come un palinsesto di piazze, forchettine di neri uomini buionanti, pontone, baraccone di fiera, dove si introduce il punteruolo dell'infanzia, è ovvio, la visione di una città dalla culla alla tomba della mia biografia. Parlavo di olismo prima. Un'architettura? L'agire del poeta è appunto quello di un architetto di luoghi sorretto da una concezione olistica del reale. Lo si può dedurre da un frammento tratto dalla raccolta Belle missioni. E si pensa alla quantità d'anni pieni e stravolgenti all'aver edificato tutti questi posti. Ecco allora i cronotopi edificati attraverso la parola, sfruttando la costitutiva insaturabilità dell'elemento verbale. Non allo scopo di trasformare i luoghi fisici in qualcosa di arcano o metafisico, ma creando un'inedita profondità della superficie, per citare Nietzsche, al punto di conferire a ciò che chiamiamo reale una luce mai vista. Di qui il paradossale appropriarsi da parte del poeta della categoria iperrealismo per definire appunto la poetica personale. Dove sta il soggetto in tutto questo processo? Il dato biografico, va pur detto, è parte integrante dell'edificio testuale. Rappresenta al suo interno una sorta di curva ad andamento carsico, una curva che si intreccia con altre curve continue senza tangente, come giustamente osserva Stefano Agosti appellandosi alla matematica di Bourbaki. Perché lì ogni elemento, anche il più infimo, si incurva verso l'altro, vi si ripiega o incastona nell'atto di produrre senso. Di modo che l'io, in un assetto del genere, non può riservarsi il tradizionale ruolo di organo di rispecchiamento che, disgiunto dall'oggetto rispecchiato, finirebbe per inglobarlo. Sono perciò in parziale disaccordo con Philippe Dimeaux quando, nel suo pur notevole articolo in Ragioni a piene mani, parla di un io ipertrofico in preda a narcisismo assoluto. Il dubbio potrebbe sorgere leggendo in Veramente quando questi versi. Voi mi date il colpo di chiamarmi per nome e citate dunque il corporino o pagliaccetto del niente che si schiva. Che sono bellissimi versi. A mio giudizio, l'io blottiano è piuttosto un io rizomatico, compenetrato ai morfemi del suo universo. Diciamo pure che l'io partecipa all'excursione stessa del reale, a quello scorrimento che per certi versi collima
con l'élan vital di Bergson, accumulo di linee forza e intensità. Parafrasando Deleuze, associerei il soggetto blottiano a un divenire intenso, nella fattispecie a un divenire paesaggio, perché non v'è cesura tra l'istanza politopica dell'ambiente e un ipotetico luogo del soggetto. Mi basta riportare questi brevi lacerti, ma sufficienti ad orientare le esigenze. Che cosa è poi veramente? Quale figura ha il viso o la parlata? Oppure, poco dopo, una fiducia in me, ma più in tutte le provenienze che io ho ricevuto, in veramente quando. Davanti a macchine poetiche ardite come questa, di cui ho tentato di far emergere solo qualche punta, l'ermeneutica letteraria dovrebbe rivedere almeno in parte i suoi paradigmi.